Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Portare a 21 i rappresentanti regionali del Consiglio di Presidenza di Federpharma è la richiesta avanzata dai rappresentanti di Farmacia Indipendente, il gruppo d'opposizione alla linea sindacale di Federpharma, rappresentato da Alfredo Orlandi, presidente Federpharma L'Aquila, e Alfonso Misasi, presidente Federpharma Cosenza. Misasi solleva inoltre qualche perplessità rispetto alla scelta delle regioni in cui partirà la sperimentazione della farmacia dei servizi. Si omette di ricordare che le regioni che potranno fare questa sperimentazione sono 9, fino a qui uno dice ma i soldi erano pochi, fino a qui ci sta pure, però se vai a verificare quali sono queste 9 regioni ne trovi 7 in consiglio, una fermamente coinvolta nel senso nelle società collaterali Federpharma e solo la Lombardia di extra establishment. Secondo noi non è una cosa corretta, non è una cosa che serve, e con tutta la buona fede che si riconosce ai nostri amministratori riteniamo che se il Consiglio fosse stato a 21 quantomeno si sarebbero evitate queste polemiche e ciò avrebbe fatto bene a tutti. Catanzaro, ASP inadempiente, farmacie in difficoltà. Federpharma Catanzaro denuncia la grave situazione in cui versano le farmacie dell'omonima provincia a causa del mancato pagamento delle ricette da parte dell'azienda sanitaria locale. Da più di 3 mesi, denuncia Vincenzo De Filippo, presidente di Federpharma Catanzaro, le farmacie non ricevono dall'ASP il dovuto rimborso mensile dei medicinali erogati e da marzo 2019 il pagamento delle fatture di presidi ed ausili oltre all'indennità di residenza anno 2019. FDA ritira un lotto di Xanax. Il richiamo riguarda solo un lotto delle compresse di Alprazolam dell'azienda farmaceutica Mylan a causa della presenza di una possibile sostanza estranea. Nonostante l'impatto limitato, il medicinale comunemente conosciuto come Xanax è stato ritirato per evitare il rischio, seppur remoto, di contrarre infezioni. Paracetamolo e aspirina funzionano come antidepressivi. A dirlo è una ricerca basata sulle analisi di dati di diverse sperimentazioni cliniche dell'Università di Sydney. Lo studio ha rilevato che sono sicuri ed efficaci nel frenare i sintomi della depressione maggiore e i loro effetti sono ancora più forti se addizionati alla normale terapia antidepressiva. Cure omeopatiche per gli effetti collaterali della chemioterapia. La regione toscana ha stanziato 315.000 euro per uno studio sull'efficacia dell'omeopatia e dell'agopuntura contro gli effetti collaterali delle terapie per il tumore al seno. La sperimentazione mira a comprendere se e quanto le medicine complementari possano essere utili alla riabilitazione. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.